was just two of us alone in the night. We had just met and yet I felt so secure. I told you, please stay for a while under the sky of shooting stars. Please stay for a while beyond the city's crowded streets. I knew. Grazie per essere venuto e aver accolto l'invito a partecipazione a questo seminario di studi promosso dalla Protezione Civile del Comune di Firenze insieme all'Associazione Fantasia, Psicologi dell'Emergenza. È una giornata per noi molto importante, di grande approfondimento. Per l'apertura e per il saluto do immediatamente la parola all'assessore della Protezione Civile del Comune di Firenze, la dottoressa Alessia Bettini. Salve, buongiorno a tutti, sono Alessia Bettini, assessore all'ambiente del Comune di Firenze e da qualche mese anche con delega alla Protezione Civile. Sono qui a portarvi i saluti miei dell'amministrazione comunale e devo dire che per me stamattina sarà un momento davvero di ascolto e anche di formazione. Io credo che quando si parla di resilienza declinata in tutte le sue azioni e di protezione civile, sono sempre più convinta che si debba sicuramente parlare di pianificazione, di programmazione. Noi l'abbiamo fatto perché abbiamo presentato tutti gli anni convinta che soprattutto si debba parlare di prevenzione e di informazione ai cittadini, perché noi ci confrontiamo, ci fronteggiamo, faremo sempre di più a mio avviso, con degli eventi estremi, quindi davvero dobbiamo educare i cittadini a fronteggiare le emergenze. Oggi è il 5 di marzo, esattamente un anno fa qui a Firenze noi abbiamo avuto la tempesta di vento che ci ha distrutto, 630 alberi, ma ancora prima, il 19 settembre 2014, abbiamo avuto una tromba d'aria che aveva caduto 320 alberi, poi il 1 agosto 2015 abbiamo avuto un uragano e sono caduti 1500 alberi. Io da quando sono assessore all'ambiente, in un anno e mezzo, abbiamo dovuto fronteggiare tre eventi estremi con 2400 alberi caduti. Soltanto una vittima, questo è stato quasi un miracolo, ma abbiamo veramente preso coscienza, non è mai successo a Firenze, abbiamo preso coscienza che i cambiamenti climatici ci sono, che sempre di più per varie ragioni dovremo fronteggiarci e confrontarci con questi eventi e quindi dobbiamo essere preparati, sia per quanto riguarda l'efficienza e l'efficacia della macchina amministrativa della protezione civile, ma sia, ribadisco, soprattutto per quanto riguarda le istruzioni da dare ai nostri cittadini, dare loro le indicazioni su come comportarsi non soltanto nella fase dell'evento traumatico, ma anche nella fase di posta. Quindi io credo che appunto gli interventi che voi ci darete oggi ci serviranno molto su questo. Voglio anche ricordarvi che quest'anno noi celebreremo i 50 anni, l'anniversario 50 anni dell'Unione di Firenze, che ha rappresentato davvero una tragedia per la città, ne abbiamo ancora, ricordiamo ancora le cicatrici e la memoria. Però veramente stiamo cercando di costruire questo evento che ha un interesse, davvero di portata internazionale, per ripensarlo non soltanto a un momento di memoria, di ricordo delle vittime e di ricordo di quell'evento tragico, ma anche e soprattutto come un momento di opportunità. Noi vorremmo veramente che questo evento ci aiutasse a ripensare il fiume, l'Arno, non soltanto come un elemento di tragedia, ma anche come un elemento di riqualificazione e di opportunità, e soprattutto anche un momento per fare il punto su ciò che è stato fatto per la messa in sicurezza. Devo dire che abbiamo cambiato verso negli ultimi anni, perché per fortuna alcune interventi infrastrutturali di messa in sicurezza sono partite le case di espansione, però ci deve appunto questo evento servire a fare il punto, a capire che dobbiamo accelerare e dobbiamo farlo appunto tutti gli enti e le istituzioni preposte con molto senso di responsabilità. Io voglio chiudere dicendo che qui siamo nel Salone 500, ogni volta che io parlo in questo salone sento tutto il peso e la responsabilità di amministrare una città così straordinaria.
ma sento veramente anche la bellezza e il bisogno di sapere e di conoscenza che partono appunto da questo luogo. Quindi io credo davvero che stamattina possa essere per tutti noi un momento di formazione, di scambio di conoscenze e di informazioni. Voglio chiudere dicendo, sono sempre più convinta, per quanto riguarda le politiche ambientali, sia fondamentale fare una buona programmazione e quindi uscire dalla logica dell'emergenza in una logica invece di pianificazione. Credo che l'abbiamo fatto poco negli anni passati, negli ultimi 20-30 anni, ma anche su questo dobbiamo appunto proprio cambiare l'approccio metodologico e per farlo, per fare una buona pianificazione, dobbiamo partire da una conoscenza e ricognizione dei fenomeni. E quindi io credo davvero che sia importante una collaborazione stretta col mondo scientifico, con tutte le altre istituzioni che hanno le competenze e le conoscenze, per fare poi una buona politica. Chiudo dicendo, noi lo stiamo facendo, e per esempio per quanto riguarda le alberature, la resilienza, noi in queste settimane andremo a ripiantare gli alberi che abbiamo perduto, lo faremo al Parco della Colella, al Parco delle Cascine, ma per esempio ripianteremo alberi resilienti, alberi che abbiamo selezionato attraverso la manutenzione del CNR che sono più adatti ai cambiamenti climatici. E stiamo riprogettando anche una parte di riqualificazione urbana dei nostri parchi con questa ottica e con questa vision, cioè di creare delle città più resilienti. E lo stiamo facendo con tutte le collaborazioni dell'università, degli ordini architetti e degli agronomi e continueremo. Perché io credo che questo sia il metodo giusto per una buona politica, una buona amministrazione, un buon lavoro a tutti. Per la Regione Toscana, per l'assessore Saccardi che non è potuto intervenire, porta il saluto la dottoressa Laura Belloni. Buongiorno a tutti, porto i saluti dell'assessore alla salute sociosanitaria, l'assessore sociosanitaria Stefania Saccardi e per non portarmi a tempo al lavoro vi voglio lasciare questo incipit partendo da una considerazione che il grado di civiltà di una società si misura dal grado di rispetto e di considerazione dei vecchi, della vecchiaia, da una parte, e dal grado di resilienza e dal grado e dalla capacità delle comunità stesse di costruire il proprio grado di resilienza. In questo senso è ovvio che per un assessorato come quello dedicato al sociosanitario la responsabilità del macrosistema costruire questa resilienza deve essere quello di mettere insieme tutti i pezzi del sottosistema dedicati alla prevenzione, alla cura degli eventi traumatici della popolazione. E, è vero che in questo momento siamo in un momento di crisi, una crisi, come diceva l'assessore prima, una crisi legata alla crisi della coscienza, una crisi della conoscenza, crisi delle relazioni, crisi delle finalità e di senso. Allora, maggior ragione, questo lavoro, questo workshop, ci invita a riflettere sulla capacità di essere comunità, perché non vi è resilienza individuale, personale, familiare, se non vi è resilienza di comunità. Allora, vi leggo questo breve passo come dono di questo libro che è Il dono in tempo della crisi di Molinari e Cavalieri, che mi colpiva perché come ogni combinazione saggia si integrava benissimo con questa giornata. Questo passo dice: ogni crisi, compresa quella attuale, ci sollecita a riscoprire la relazione con l'altro come inesauribile risorsa di creatività adattiva, come spazio necessario per restituire un senso umano sia alla razionalità sia a qualsiasi forma di tecnica. Solo l'amore crea, solo la coordinazione affettiva con l'alterità ha il potere di farci inventare soluzioni impensabili. Solo rimanendo nella vitale trama dell'interdipendenza diventa possibile un'apertura all'altro tale da pervenire fino al dono stesso della propria vita e al perdono di ogni torto subito
tutto senza riserva alcuna. E questo mi sento, ci sentiamo di dedicarlo fortemente a tutti coloro che operano nella protezione civile e che dedicano la propria vita e il proprio coraggio alla salvezza delle vite altrui. Ciò non ci esime dalla responsabilità di creare dei sistemi che dialoghino fra di loro, perché se non creiamo rete non possiamo creare prevenzione delle calamità, non possiamo lavorare sul momento del qui e ora quando l'urgenza avviene, non possiamo lavorare sul post-trauma collaborando e insistendo affinché le comunità creino e sviluppino la loro resilienza. Grazie. Dalla dottoressa Piera Spannocchi, che è la presidente dell'associazione Fantasia, che ha strutturato e organizzato tutta la parte relativa alla psicologia dell'emergenza, che è appunto la gestione della loro associazione. Quindi passo la parola alla dottoressa Piera Spannocchi. Grazie, buongiorno a tutti. Io avevo fatto preparare alcuni spezzoni di film che potevano presentare al meglio il concetto di resilienza, perché spesso si pensa che la resilienza sia la resistenza a un fatto, invece la resilienza è una capacità dinamica di far fronte a una difficoltà, trovare una soluzione. Ogni strumento è buono, la resilienza è fatta delle capacità che l'intelligenza ci offre insieme alla sensibilità. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio le colleghe, i colleghi, gli amici volontari, ringrazio le autorità presenti e sono qui per presentare l'Associazione Fantasia, oltre che i relatori che dopo ci presenteranno i loro lavori. L'Associazione Fantasia è nata molti anni fa, oltre 20 anni, che lavora sulla psicologia dell'emergenza. Il primo intervento di stamani sarà di Andrea Carta e Maria Daniele Pozzi. Andrea Carta è psicologo, psicoterapeuta, docente di clinica, di psicologia clinica e di psicologia dell'emergenza all'Università di Lodz. È responsabile del coordinamento didattico, organizzativo del corso di laurea in psicologia ed è delegato del rettore per la disabilità. Maria Daniele Pozzi invece, glielo dite tutte, Maria Daniele Pozzi, psicoterapeuta e mediatore, psichiatra, esperta in psicologia dell'emergenza, critical incident stress management. Entrambi fanno parte del centro di ricerca e intervento sullo stress interdisciplinare di Erba. Il titolo della loro relazione è la resilienza nel trauma primario e nel trauma secondario, riflessioni sulla resilienza dei soccorritori a confronto con i soggetti coinvolti. Buongiorno a tutti, ringraziamo voi che siete venuti ad ascoltarci e gli organizzatori. Mi sono dimenticata di dire a Piera che sono un'ex volontaria di protezione civile fino all'anno scorso, mentre attualmente sono un'operatrice del soccorso della SARPRO. E mi sento a casa, visto che parliamo proprio di ciò che in questi ultimi anni mi sono occupata proprio personalmente. Buongiorno a tutti, non voglio tediarvi assolutamente con riferimenti alla letteratura, ma credo che sia utile anche inquadrare lo stato dell'arte degli interventi in psicologia, altrimenti parliamo di intuizioni nel senso comune, dove un intervento di uno psicologo è sicuramente molto utile, ma non abbiamo dei dati. Mi sono dimenticata prima di ringraziare la dottoressa Verrusio, che ha creduto nella nostra associazione, ha pensato con noi questo convegno e
così prestigiosa. È un elenco di esiti rispetto ai disastri. Credo che molto noto ci sono aspetti particolari da commentare. Vedete come ci sono esiti psicosociali importanti, riguardano una di natura psichiatrica, riguardano appunto il DSM, le manifestazioni aspecifiche, problemi di salute, preoccupazioni, problemi cronici, perdite di risorse psicosociali, specifici problemi per bambini, giovani e quant'altro. E il contributo che la psicologia ha dato a questi temi tradizionalmente, direi dai tempi che ricordava Piera poco fa, cioè dai primi albori, tra l'altro volevo sia quello degli psichiatri che si affrontavano i problemi della malattia mentale in termini umanistici, cioè quindi erano i psichiatri della Santa Creta, e c'è l'attenzione al trattamento del post-trauma, ma anche, e questa è una cosa abbastanza recente, l'attenzione al funzionamento delle risorse della comunità. Neurofisiologo, primo ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologia della Cognizione del CNR di Roma. Marco Pagani. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio il Comune di Firenze per l'invito, ringrazio molto Piera per avermi richiesto di partecipare a questa conferenza. Allora, io come neurofisiologo cercherò di darvi un'idea vaga di quello che succede all'interno della corteccia del guscio che contiene il nostro cervello, perché dobbiamo sempre tenere a mente che qualunque fenomeno psicologico, psichiatrico, qualunque azione che noi mettiamo in atto è mediata da attivazioni, da processi che avvengono all'interno del cervello. E con le neuroimmagini è possibile testimoniare, è possibile vedere in realtà quello che succede negli stati fisiologici e patologici. Grazie a Piera che mi ha invitato qui, grazie al Comune di Firenze che mi ospita in questa meravigliosa sala, dove credo ci fosse anche l'affresco di Leonardo sulla battaglia di Anghiari, che però non c'è più. E anche quello è un modo per parlare di memoria. Allora, parlare di memoria a volte può essere un po' noioso, ma per me che sono uno psicoterapeuta invece è una cosa fondamentale, anche approfondirlo attraverso gli studi di neuroscienziati che si sono applicati a questo. Di Firenze e Piera chiaramente per questo graditissimo invito. Cercherò nei miei 20 minuti di andare un pochino dritta ad aprire finestre in tutto il macro mondo del soccorso su come la psicologia può essere utile nella progettazione e nella prevenzione, e quindi iniziamo a fare un po' di riflessioni insieme sul contributo che la mia disciplina può dare al mondo proprio dell'emergenza e della reazione dei soccorritori all'emergenza. Intanto grazie per il fatto che posso condividere con voi quella che è stata la mia esperienza di aiuto a vittime di attentati terroristici, perché è un'esperienza che è anche abbastanza intensa e non di sofferenza, ma comunque che colpisce molto chi è in una posizione di aiuto. Quindi è un piacere potervi raccontare, per poter trarre dalla esperienza di una persona in particolare, che chiameremo Lucia, quello che per questa persona è stato di significativo aiuto verso una resilienza, intesa come l'ha definita prima il dottor Pagani, quindi un recupero di normalità, okay? O anche un discorso di uno sviluppo di capacità proprie, di risorse proprie successive all'interno di quella che viene chiamata la crescita post-traumatica. Puoi fondare un lavoro futuro, trovarsi
tutti gli anni insieme le persone interessate alla psicologia dell'emergenza e ripetere questa ricerca, portare avanti la ricerca e ringraziare quelle punte che emergono e che operano nel campo del sociale con interventi straordinari. Oggi abbiamo senz'altro un premiato straordinario che è la Dinamo Camp. Ma prima della Dinamo Camp io vorrei che venisse qua Mauro Lugrani, scritto Mario, Mauro Lugrani è il governatore del Rotary. Buongiorno a tutti, ringrazio Piera di questa opportunità perché la nostra associazione vuole essere vicina alle comunità dove opera. In Toscana il nostro distretto ha 61 club e facciamo tanta attività, la facciamo nel mondo perché noi, i nostri volontari, sono impegnati molto nel mondo. Un punto di riferimento è quello della lotta alla polio, che quasi è stata eliminata in tutto il mondo con un'operazione che la nostra associazione porta avanti dal 1985. Quest'anno noi lo abbiamo dedicato molto a Dinamo Camp, e quindi essere presenti in occasione di un premio meritatissimo a Dinamo Camp credo che sia un'opportunità in più per salutarvi, per augurarvi buon lavoro e per dire che c'è anche il Rotary che può essere vicino a voi. Buongiorno e prima di tutto lasciatemi ringraziare il comune, la protezione civile e soprattutto i relatori che questa mattina ci hanno concesso, insomma, uno spiraglio all'interno delle loro conoscenze. Per me e per noi è sempre una profonda gratificazione sapere che la giornata in cui c'è la consegna del premio per Marcello Cenerino, nostro padre, è collegata a un momento di così profonda e seria condivisione scientifica. Voglio solo brevemente un po' raccontarvi, poi ci pensiamo senz'altro chi sa più di me, chi è Dinamo Camp, ma soprattutto perché la scelta di consegnare il premio Marcello Cenerini a Dinamo Camp, perché legarci ancora. Dinamo Camp è un'associazione fondata nel 2007, è membro di Sirius Fan Children's Network, un'associazione non profit internazionale che attraverso camp e programmi innovativi ha l'obiettivo di contribuire a migliorare la vita di bambini con gravi patologie e delle loro famiglie. Dinamo Camp è un camp di terapia ricreativa, il primo in Italia, appositamente strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanze e svago bambini e ragazzi malati, in terapia o nel periodo di post-ospedalizzazione e per accogliere famiglie con bambini malati. Anche nella mia pratica clinica molte volte mi è capitato di ascoltare genitori o bambini che raccontavano con profonda aspettativa, desiderio, queste esperienze. Insomma, quindi per questo quindi è un piacere che abbiamo l'onore di conferire il premio Marcello Cenerini alla Dinamo Camp, delle persone di Roberto Orlandini e Serena Pugliese. Cronica o hanno appena scoperto la sindrome di un bambino.
Quindi devo dire che anche questa mattina per me è stato un modo per imparare molto e vi ringraziamo, la Protezione Civile, che è sempre vicina a Vino Camp, lo è stata, l'Associazione Fantasia, ovviamente i fratelli, per questa scelta e il nostro governatore, il governatore del Rotary, che è vero che sostiene Vino Camp veramente con fedeltà. Quindi io, è stato detto tutto, io vi posso solo invitare a vedere Vino Camp, abbiamo le porte aperte per chi desidera vedere e imparare un po' quello che stiamo facendo, che è una cosa semplice che però scatena molte diciamo effetti di resilienza secondo voi. Aiuti a cambiare anche il proprio approccio concettuale, insomma, perché un convegno, un incontro è un luogo
persona molto preparata nella materia, per i trascorsi professionali, perché faccia appunto un poco specifico su quello che citava in premessa il professor Fiasco, cioè la responsabilità del sindaco, figura centrale del sistema della protezione civile in quanto appunto autorità così definita dalla legge. Quindi passo la parola a Paolo Masetti. Grazie Patrizia. Intanto perché a Firenze mi sembra di essere un lugano, che alle 15 hanno visto il mio intervento e alle 15 sto cominciando, quindi siamo svizzeri da questo punto di vista. Io prima di cominciare volevo intanto salutare i tanti amici che sono in platea, alcuni dei quali sono vestiti in modo tale da ricordarmi cosa facevo prima, quando ancora non avevo vinto il ruolo di sindaco. Vinto, non so se perché dopo tutto quello che è stato detto oggi pomeriggio, stamani non fossero i miei lavori, ma credo fossero di altro di noi. Oggi pomeriggio è stato evocato più volte e si intuisce che essere sindaci non è un mondo piotto. Lo dice sempre quindi lo Zangalletti, a Pietro l'ha ricordato più volte. Se un sindaco che si cambia sapesse cosa vuol dire essere autorità locale come sono civile, lascerebbe bene e starebbe a casa a fare altre cose. Obiettivamente la responsabilità di un sindaco è cosa forte, cosa pesante. Tra l'altro nel territorio, io ho messo nella slide iniziale una frasettina di un'altra cosa di stampa, alla fine la colpa è sempre del sindaco, l'ho pulita di riferimenti personali e d'altro, ma di fede, alla fine la colpa è sempre del sindaco, lo sanno anche i cittadini quando si arrabbiano con il sindaco per le buche o per qualunque altra cosa che interessi. E questo fatto che la colpa è sempre del sindaco non si accompagna ad una piena consapevolezza del sindaco che effettivamente è così. E che la nostra risorsa principale, però sempre a dirlo, che senza volontariato non saremmo niente, non avremmo nessun tipo di potere di intervento, e sono veramente la nostra forza. Si conclude qui la nostra giornata, ringrazio a tutti i relatori per hanno dato, che ci fornirà veramente supporto per elaborare e supportare politiche di resilienza per la nostra città, e spero anche che questo materiale possa essere utile a tutta l'Italia e a tutti coloro che vorranno scaricarli dal nostro sito e dal sito dell'Associazione Fantasia, che ancora ringrazio per aver collaborato con noi.